Netta dunque la risposta del ministro Alfano, questo imam non potrà entrare in Italia. Una risposta importante e credo che il merito della Lega di aver sollecitato, perché il Paese sino ad oggi era a conoscenza del fatto che questo predicatore di odio fosse in procinto di entrare nel Paese. Questa risposta è una risposta estremamente importante. A questo punto noi chiediamo e ci attendiamo dal Ministro che ci sia anche attenzione nei confronti di questa Associazione Islamica Italiana, i cui rappresentanti tra l'altro partecipano al tavolo convocato dal Ministero proprio per monitorare la presenza dell'Islam in Italia, perché è un dato estremamente grave e preoccupante il fatto che un'associazione riconosciuta anche dal Ministero possa anche lontanamente pensare e immaginare di poter invitare un predicatore d'odio che manifesta idee di sottomissione e di conquista del mondo occidentale e di sottomissione nei confronti degli ebrei e dei cristiani. Io, Ministro, la invito. Non c'è un Islam buono o un Islam cattivo, c'è una religione che uccide in nome di un Dio. Il nostro Paese può essere disponibile al confronto solo laddove le comunità islamiche sottoscrivessero le intese con lo Stato italiano. Oggi le comunità islamiche italiane, in senso dell'articolo 8 della Costituzione, non hanno ancora sottoscritto le intese. Non sottoscrivere le intese vuol dire non accettare i principi del nostro Paese, non accettare le regole, non accettare i principi fondanti di un Paese civile e democratico come il nostro. Noi vogliamo un governo e un ministro che non baci le babbucce agli islamici, che non si inginocchi alle volontà di chi manifesta incompatibilità rispetto ai principi fondanti della civiltà e del mondo occidentale. Quindi invitiamo il ministro anche in modo particolare rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Oggi Frontex dice che anche attraverso il fenomeno dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori entrano nel nostro Paese potenziali possibili terroristi. Chiudete le porte ai predicatori di odio, chiudete le porte agli immigrati clandestini, Ministro.